E magari un tempo così. Quelle erano le riprese di ieri. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questa nuova giornata molto grigia. In realtà è un video. Come state? Spero tutto benissimo. Io ho appena finito di fare lo spuntino con Fesa, gallette e sempre cannella sulla Fesa di tacchino. Oggi è venerdì, sono le 11:15 e io ho finito tutto quello che dovevo fare. Ho fatto i personal trainer per la settimana prossima, per cui mi sono portato stravanti e sto già iniziando ad editare questo video. Sono capitato per caso sulla pagina YouTube di Christian Guzman, che è veramente tantissimo che non visitavo, appunto perché si è fermato dal fare video. Facciamo un punto della situazione. Per chi segue me sicuramente saprà che sono fulminato di Christian Guzman, principalmente perché è stata la mia più grande ispirazione per aprire il canale YouTube e continua ad esserlo. Per cui è un trauma effettivamente per uno abituato a guardare ogni giorno un suo video non trovarne più per almeno 2 settimane, principalmente perché lui si è fermato per 2 settimane dal fare video praticamente ogni giorno per andare in vacanza, in previsione appunto dei 90 video che vuole fare in 90 giorni per la rubrica Summer Shredding, che non è altro che la rubrica, si può dire, playlist che fa ogni singolo anno in preparazione alle gare di giugno-luglio, mostrando tutta la sua preparazione giorno per giorno e facendo praticamente tantissimi video. Veramente molto interessante, infatti non vedo l'ora di iniziare. Domenica dovrebbe iniziare, il 5 di marzo, tempo in cui voi dovreste vedere questo video, se riesco ad editarlo. Lasciando questo aspetto però, volevo dirvi una cosa importante, ovvero volevo fare un physique update su quello che appunto è un periodo di tempo medio dopo l'alimentazione che sto seguendo da Alberto e una allenamento appunto che ormai sapete è praticamente uno stile veduti. Per cui vi metto qua le clip che farò tuttavia domani, perché adesso in questo momento ho già mangiato, per cui sono praticamente molto più gonfio. Però posso dirvi che in base ovviamente al feedback che ho avuto questa mattina sono leggermente più appannato rispetto a quello che effettivamente era alla fine della dieta da bro, per cui questo è normale, ho circa 7-800 calorie di surplus rispetto a prima, per cui è inevitabile che ho un po' di ritenzione e probabilmente anche un po' di massa grassa attaccata in più rispetto a quando stavo a 1300 calorie, però mi vedo abbastanza bene. Diciamo pure che sono molto pieno muscolarmente, mi vedo sempre pieno, mi vedo sempre in pump un po' da tutte le parti del corpo, e a livello addominale, soprattutto a livello di fianchi, zona in cui io riesco a vedere, riesco a capire un po' di più se sto accumulando troppa acqua, troppo adipe, non sono poi così tanto appannato, o comunque lo sono a giorni alterni in base a giorni di carboidrati alti o giorno di carboidrati bassi. Per cui nel complesso mi trovo molto bene. Stiamo già pianificando con Alberto una nuova programmazione che inizierò da lunedì, però vi porterò un po' più avanti sul canale, principalmente perché voglio testarla piano piano, almeno per quanto riguarda un allenamento nuovo che mi ha già anticipato sarà ad un alto volume, non con un'intensità esageratamente alta come quella che stavo tenendo adesso negli videoti, e vedremo come va nel corso del tempo. Ovviamente vi tengo ultra aggiornati, per cui non preoccupatevi. Giuro che mi vorrei davvero mangiare questo protein brownie qua, spero non posso. Buongiorno. Ciao. Ciao Albe. Ciao Albe. Come stai? Bene, bene. Mi avete tartassato di messaggi su Direct per il cappello e basta. Mi sono scelto il pitonato. Allora, vlog sarà come al solito ignorante perché c'è Luca. Buongiorno. Siamo a fine settimana, io sono morto, però facciamo quadricipiti perché Luca vuole fare quadricipiti perché ha saltato lo squat ieri. E per forza. Andiamo, io volevo fare dorso e bicipiti, però fa niente, partiamo con la pressa 45. Il mio protocollo di videoti full, per cui non si salta un cazzo. Via. 7 8 9 10 Allora, io ho già fatto una serie di superset, sapete già com'è. Sono già morto, adesso tocca a lui però. Adesso ridiamo. Amor, up. Piano, piano. Giù gli stretch. Ti piacciono i quadricipiti, eh? Sì. Muoviti. Intanto che lui fa stretch, voglio dirvi una cosa. Nell'ultimo video che ho fatto con Marcone, abbiamo fatto gambe. Avete scritto, alcuni hanno scritto, come commenti sotto, però ma che facce fate durante l'allenamento? Impressionante, allora, io vi sto... Sfido chiunque a fare questi allenamenti e non urlare. E a non fare almeno una smorfia. Ve lo assicuro. 4, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
per farla più corta. Scusate, porto troppe facce sul canale. Con i miei polpacci non puoi competere. Se ti piacerebbe. Congestionato. Porca puttana. Non c'è più niente, non c'è più dettaglio. La minchia, non c'è più niente. Ma sempre per la cronaca, per le visualizzazioni. Vai, Julie Dragon. Grande Luca, dai. Up. Mi sa che mi censurano la canzone per copyright, eh? Cioè il video. Allora, morti, siamo arrivati, cambiato prospettiva, ci siamo, deboli, abbiamo fatto quei tricipiti. Allora, volevo sfruttare l'occasione di avere qua Luca anche nel parlato di un argomento un po' più serio dei soliti vlog ignoranti che facciamo cazzo e tutto, che sono sicuro che la gente pensa che sono stupido. Volevo sfruttare appunto questa cosa per parlarvi dell'allenamento in video utile, dato che io ho finito il protocollo che ho protratto per 6 settimane, che Alberto mi ha fatto fare per 6-7 settimane, e del fatto che Luca comunque ha fatto tanti allenamenti con me in video utile. Abbiamo fatto appunto dorso, abbiamo fatto le gambe oggi, spalle, le spalle un sacco di volte, tipo 2-3 volte, per cui ha provato tantissimo. Braccia. Cosa mi ha dato questo protocollo, cosa mi aspettavo, quali sono le mie impressioni? Se posso dirvi alla fine delle 6 settimane una parola sola è ovviamente l'intensità, è la chiave di tutto, cioè è chiaro, mi ha dato veramente tanta cognizione di quanto un allenamento possa essere intenso proprio a livello muscolare, anche con carichi bassi, cioè sì, carichi molto bassi. Molto bassi rispetto alla media, un volume di allenamento che non è poi così alto, ma comunque sia il più grande danno muscolare possibile nel minor tempo possibile, per cui è proprio il protocollo di Metzer, scuola e riduti, ma questo non è quello originale. Sì, è molto rivisto. Molto rivisitato e, diciamo, ve l'ho sempre detto, metrica nocerino. Anche con Alberto abbiamo parlato oggi di questa cosa e è un allenamento che assolutamente non verrà protratto per tot tempo. Ciclizzato. Va ciclizzato con altri allenamenti, soprattutto certo, con carichi più importanti, più ampi, che stimolano ovviamente fibre differenti all'interno di un dato compartimento. Magari 3x10. Anche un 3x10, un 3x8, ma anche fosse metrica 5x5, certo, che danno magari in ramping un aiuto in più. Sono ottime anche a mio parere. Assolutamente, Luca è più un fautore della multifrequenza con multiarticolari, si può dire così, è un più sviluppatore di forza. E però diciamo che un allenamento di questo tipo lo stressa particolarmente. Ecco, una risposta metabolica molto alta data da questo allenamento. Questo posso dirlo su di me, è una conferma data per assodato, cioè veramente comunque sia un metabolismo che per forza deve essere accelerato per compensare subito quel che è il danno che si dà a un gruppo target in un allenamento così intenso. Ci siamo divertiti oggi ancora una volta con la storia delle smorfie, non per scherzare, però avete visto che l'allenamento anche con Luca, settimana scorsa pure con Marcone, è bello intenso, anche Luca piangeva, soprattutto quando si è messo di mezzo Alberto. È vero. Qui tirando le somme veramente. Mi ha ucciso. Mamma mia, ma Alberto è assassino, non ha pietà, per cui va giù bello pesante, il protocollo vuole questo, sono contento. Si riesce a non camminare per un paio di giorni. Ultima cosa che voglio dirvi, però vi ho già detto nella clip precedente, è che parlando con Alberto abbiamo già programmato un nuovo protocollo di allenamento che sarà basato più sul volume, per cui una scuola più, si può dire, Andrea Presti. Sì, meno intensità più volume. Meno intensità più volume, i carichi ovviamente saliranno, per cui ci divertiremo. E ci vorrebbe una clip ignorante per chiusura. Vabbè, nel dubbio, double biceps. Oh! Shout out to
Che si fa muovere le spalle. Adesso devo fare un discorso serio. Vai. Però non me lo devi tagliare. Giuro di no. Non sono capace a fare queste cose. Però volevo dire che Michael, sto dicendo che anche, ma non lo so, tra virgolette, perché comunque tagliamo. Questo è da tagliare. Non posso mettere un discorso così in un blog ignorante. Bomba. Nel dubbio. È sabato pomeriggio. E mai è uscito il sole. Ma perché esce il sole adesso? Cazzo. Vabbè. Ad Arese ci andiamo lo stesso. Andiamo ad Arese. Solo paprika su fuoco e salsa barbecue. No, che salsa barbecue? Ovviamente c'è coda. Era abbastanza prevedibile. Del resto il sabato pomeriggio con le nuvole la gente dove vuoi che va? Ad Arese. Non c'è nessuno ad Arese oggi. Ma proprio nessuno. Abbiamo beccato il giorno giusto, oltretutto carnevale proprio. Ti lanciano i bambini coriandoli dall'alto. Adesso trovo i coriandoli. No, sarebbe Rapunzel. Il bambino quello giallo è quello di quello è il Minion. Minion, ho sbagliato io. Bambini cattivi che buttano i coriandoli. Aspetta, guarda, guarda che si butta. Gli stronzi che lanciano i coriandoli dal cornicione. Allora, io oggi non avevo tanta voglia di vloggare. Non è una giornata proprio da vlogging, vero? No, è solita Arese. Oggi abbiamo beccato il carnevale e la Francesca si è messa a lanciare coriandoli ai bambini. Non è vero. Di la verità. Quattro bambini.